vi è stato primo uno spostamento della data dell'iscrizione dal 22 al 29, quindi dal 22 al 30 di giugno, di conseguenza noi potremmo giocare sino al 29 di giugno. Questo augurandosi che si riprenda appunto dopo il 3. Se fosse così avremmo tutto il tempo per recuperare e per giocare esattamente come l'avevamo programmata la stagione, con i playoff e tutta la fase finale. Avremo il 23 di marzo una decisione nel merito dei diversi campionati, come andare a una conclusione. Lì porteremo diverse soluzioni, perché bisogna prevedere, diciamo, quello che potrebbe succedere, al momento no, quindi anche un intervento che potremmo trovarci di fronte, che è quello di ridurre il numero delle partite dei playoff e altro. Ecco, quanto è probabile questa, cioè una formulazione diversa dei playoff? Questo non me lo deve chiedere a me, bisogna chiederlo a quel maledetto virus che gira in Italia. Se quindi riusciamo a... Possiamo dire che la post-season potrebbe essere comunque condizionata, non è escluso che sia condizionata da quanto durerà l'emergenza Covid-19, giusto? Sicuramente sì, da questo punto di vista, ma nello stesso tempo abbiamo bisogno anche di raccogliere questa esperienza brutta che viviamo per trasformarla in regole, in definizione che non succede, ci auguriamo che non ci sia più, però dobbiamo costruire un apparato di normative, di regole che consentano di non far trovare chi verrà dopo di noi nella situazione che abbiamo vissuto o che viviamo in questo momento, di non avere una regolamentazione che governi l'emergenza. Nella migliore delle ipotesi, si dovesse tornare a giocare appena dopo il 3 di aprile, è ipotizzabile che questo avvenga comunque a porte chiuse, perché comunque sia è abbastanza difficile immaginare che l'emergenza sia passata. Magari si potrà arrivare a una situazione sì positiva di ripresa, ma non a una emergenza azzerata, e a quel punto, se si riprenderà a giocare, magari lo si rifarà a porte chiuse. È ipotizzabile questa cosa? La Spagna ha deciso di giocare due partite a porte chiuse, in Inghilterra ci stanno pensando, in Germania la stessa cosa, quindi siamo in una situazione di particolare criticità. Per noi, come voi sapete, io ho sempre detto che le porte chiuse sono la negazione del calcio e fanno pagare un prezzo pesante ai club, perché noi in particolare, più che dell'A e la B, i nostri presidenti vivono di questo, del peso delle entrate da botteghino. Abbiamo, come voi altresì avete visto, noi domenica scorsa, giocando a porte chiuse, abbiamo aperto il canale criptato in modo tale che tutti coloro che volevano vedere la partita la potessero vedere, e quindi mantenendo aperto un dialogo e un rapporto con i tifosi, anche per dar loro diciamo due ore di attenuazione dalla situazione di disagio drammatico che vive il paese in questo periodo. Quindi è possibile che si possa riaprire. Io mi auguro intanto per prima cosa che si riprenda, perché già questo significherebbe che abbiamo fatto un passo in avanti rispetto alla criticità della situazione attuale. E poi se si riprende a porte chiuse, dobbiamo dire ancora una volta con molta semplicità: obbedisco e farlo.